Ciao a tutti amici, benvenuti al mio canale, io sono Moira e oggi siamo su The Sims 2, pronti per passare un'altra serata al negozio. Sta suonando il telefono, che dite di rispondere? Forse è il caso di rispondere? Sì? No, mi sembra un po' occupato a riparare la doccia, quindi direi di no. Ma non l'ha riparata. Ripara. Comunque, si è fatta notte, lei si è svegliata, però ha fame, allora vieni qua. Facciamo così, serviamo la cena, facciamo gli spaghetti, così mangiamo tutti insieme. E poi pensavo di portare, ma non la riparava, vabbè, non ha voglia di ripararla. Non importa, vieni qua. Magari intanto puliamo la gabbia, riempiamo il cibo e riempiamo la ciotola. Stavo dicendo, vorrei provare a portare tutta la famiglia al negozio. Innanzitutto perché Claudio ha bisogno di abiti nuovi. Non sono sicura di poter utilizzare quelli del negozio, ma possiamo provarci. E poi perché volevo, diciamo, coinvolgere anche Fabio nella gestione del negozio. Lo so che è notte, però proviamoci, dai. Ok, gli spaghetti sono pronti, quindi venite qua, mangia e mangia. Mangiate tutti insieme, forza. Perfetto, mi sembra che stiano benissimo e quindi possiamo andare al negozio. Più sim. E andiamo. Arrivano. No, ma che cosa? Ok, questo è stato inaspettato, ma anche... No, ah no, ok, Tillo è al lavoro. Ok, ma non ho capito perché anche il cane è arrivato. Perché? Ok, andiamo tutti al negozio. Ma come? Vabbè. Eccoci qua. Siamo proprio tutti insieme. Va bene. Ma dove vai? Ma dove vai? Allora, intanto, aspettate, prima... Posso indossare degli abiti, ma posso anche portarmeli a casa? Cioè, se tipo io dico indossa abiti quotidiani. E poi apriamo anche il negozio. Lui potrebbe anche... Ecco, esatto, fai il cassiere tu. Ah, ok, qua volendo mi farebbe scegliere, però sinceramente non so se posso portarmi a casa poi l'abito. Vediamo qualcosa, prendiamo qualcosa di semplice, giusto per provare. Tipo questo o questo. Proviamo a vedere qualcosa. Sì, dai, va bene quello lì. Ah, no, mi sa che qua li prova semplicemente nel camerino. Non si può cambiare stazione radio? No, non si può. Intanto abbiamo aperto il negozio, sì. E cominciano ad arrivare i primi clienti. Bene. Dove va? Dove va? Venga qua. Intanto entriamo. No, infatti non posso, accidenti. Non posso portarmi a casa gli abiti. Vabbè. Speravo. Animale? No, no, non voglio vendere Lucy, poverina. Vendita, vai. Ok, no, niente. Per il piccolo Claudio dovremmo andare in un altro negozio di vestiti e comprargli qualcosa. Vediamo se... questa qua vuole già comprare, mi sa. Vendita. Questa qua si guarda intorno, non sa che fare. Posso magari... Parla di intrattieni. No, vabbè, il bambino ce lo siamo portati dietro per niente. Vabbè, gioca con il cane. Vediamo, porta a spasso, vai. Vendita, semplice. Oh, bene, lei ha già deciso di comprare. Proviamo anche con lei. Servizievole. C'è un altro modo di vendere. Ah, servizievole, perché questa qui ha bisogno di una consulenza, forse? No, ok, aspetta. Non ce la fa? No? Sì, ce la fa?
Ah, ok, ho capito. Questa qui non compra da sola, ha bisogno per forza di qualcuno che l'aiuti. Va bene, per questo è una vendita servizievole. Infatti, mi sa che l'abbiamo già convinta. Scelga pure, signorina, quello che vuole. Qui può trovare tutto. Ma... Ah, questa non si è... Ah, no, pensavo fosse già convinta questa, vabbè. Vediamo cosa comprano. Ah, ok, adesso lei si arrangia, perfetto. Allora andiamo da lei. Perfetto. Anche lui servizievole perché non sa cosa comprare, non riesce a decidersi. Come usare la pozione? Allora, Elena ha scoperto come usare la pozione offri ad un prezzo. Per abbassare il prezzo solo per stavolta, stimolando un cliente a sborsare i suoi simoleon. Ah, vediamo un po'. No, non flirtare, ma... dov'è? Forse... Ah, vendita? No, chiedi. Dov'è? Non so dove sia, però. No, forse devo farlo con lei. Ah, eccolo qui. Offri ad un prezzo giusto. Però Fabio, dai. Ci mettiamo un'eternità, se no. Oh, wow, è aumentato tantissimo la barra. Semplice. Ancora un pochino, vendita. Ah, bene, abbiamo raggiunto anche il livello 2, quindi volendo potremmo sbloccare un'altra abilità. Proviamo ancora. Oh, bene, lui ha già deciso cosa comprare. Ah, sono tornati loro due? Ma posso mandarlo a casa? No, siediti a bordo, poverino, lui adesso qui è da solo. Fa il giocoliere. Ah, aspetta, no. Visto che sta... La sporcizia, bravo. Perché lei continua a farmi buchi in giardino, magari così riusciamo a convincerla a non farlo più. Oh, bene, lui ha comprato. Qui? Avete bisogno di qualcosa? Vendita, offri. Semplice e offri. Bravo. Proviamo a giocare un po' con lei intanto. Gioca, a riporto, esprime affetto, storpia il ventre e porta a spasso. Così intanto loro fanno qualcosa. C'è nessuno che va a provarsi gli abiti? Proviamo ancora con la signorina qua. Prova qualcosa? No, sta ammirando i camerini. Oh, bene, lei compra. Questa signora qui no. Ma allora, signora, compra? Quasi, forse è meglio. Ma questa prende appunti. Perché prende appunti? Perché sta prendendo appunti? Ma mi scusi, ma perché lei prende appunti? Così, non si sa. Non è della concorrenza questa, magari? Vendita. Proviamo a venderle qualcosa. Loro mi sa che sono andati a spasso, intanto. Proviamo ancora. Tanto guardiamo com'è la fidelizzazione. No, è buona. È buona. I nostri clienti ci vogliono bene. Vendita semplice. Oh, loro sono tornati. No, poverino, il cane ha fame. Accidenti. E lui è stanco. Lo so, ma non pensavo di portarmi dietro anche il cane. Aspetta. Aspetta, aspetta, aspetta. Facciamo una cosa. Mettiamo una ciotolina qua. Riempigliela. E poi tu intanto ti siedi qui. Bene. Vedo che ha fame. Sempre vendita semplice. Dai che questa qui compra fra poco.
non ancora. Eccola, bene, bene, bene. Proviamo con lui. Dopo aver studiato le motivazioni dell'acquisto del cliente, Ellen ha sviluppato una tattica di vendita aggressiva, capace di convincere rapidamente i potenziali acquirenti o di inimicarseli. Però potremmo anche provare. Vendita aggressiva. Proviamo. Vediamo un po' come funziona. No, 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 non funziona. Ah, accidenti, questo qua mi sa adesso che ci odia. No? Sì, no? Oh, no, 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 ci odia. Aspetta, vediamo. Vediamo, vediamo, vediamo. È lui? No, dai, comunque è buona. E abbiamo raggiunto il livello 3. Bene. No, mi sa che... Oh, oh no, ha funzionato alla grande. Compra subito. Ha funzionato alla grande. Vuole subito comprare. Bene. Lo so che hai sonno. Porta pazienza ancora un'oretta e poi andiamo. Ma questa qui, ma ha comprato? Oh, povero no. Povera, si è addormentata fuori lei. Ah, proviamo a convincere lui intanto. Vendita. Offri ad un prezzo giusto. No, già. No, 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 ferma, ferma, ferma. Compra già da solo. Ok, allora concludiamo. No, non compra da solo. Concludiamo questa vendita e poi chiudiamo e andiamo a casa. Vendita aggressiva. Ma perché questa prende appunti? Ma scusami, eh. E poi non capisco. Che partecipa? Calciare la pallina? Ma che cosa? Ma non è il momento di giocare. Orsa, basta, chiudiamo. Chiudiamo. Ho esaminato la tua attività e penso che sia di alto livello. Scriverò una recensione favorevole per presentare il tuo fantastico esercizio. È una giornalista questa, ecco perché prendeva appunti. Fatti recensire l'attività, fatti congratulare. Bene, wow. Ecco perché non comprava mai anche. Grazie, wow. Tu sai davvero quello che fai. La boutique di Elena mi impressiona al punto da conferirti il premio meglio del meglio. Se vuoi esporlo da qualche parte, lo trovi nell'inventario di Elena. Wow, questo non me l'aspettavo. Quante cose abbiamo? Ah sì, ok, allora intanto questo è il nostro atto di proprietà, che direi, no, non si può esporre da qualche parte. Posso esporlo? Ok, benissimo. Poi abbiamo il premio. Ah, questo è il premio del primo simoleon della prima vendita che abbiamo fatto, va bene. E questo è il premio meglio del meglio. Non pensavi che le cose potessero andare meglio di così? E infatti, grazie a te, la situazione è proprio questa. La tua attività è il meglio del meglio. Ce l'hai fatta raggiungere il vertice nella feroce giungla del commercio. Forse quando eri al liceo le altre scimmie hanno riso di te, ma ora... Chi è che si trova sul ramo più alto? Rilassati e concediti una banana, te la sei meritata. Va bene. Carina questa cosa, non me la ricordavo. Allora, facciamo così intanto. Spendiamo i tre punti... No, due punti abbiamo. Allora, io direi di fare questo. E poi, stima l'umore. Questo anche, perché così capiamo di che umore sono i clienti. Abbiamo più interazione con loro. Perfetto. E poi chiudiamo. No, aspetta, che... così. Lo so che hai sonno, adesso andiamo a casa. No, c'è Lucy, accidenti! Come faccio a svegliarla? Dai un dolcetto, magari quel dolcetto si sveglia. Sì, si è svegliata. Chiudi l'attività. Sta diventando giorno, accidenti! Ah, si brucia! Si brucia! Vai a casa, vai a casa! Guida fino a casa. Si brucia. A casa, a casa, a casa, a casa. Veloci. Sì, lo so, adesso andiamo a casa. Se vi date una mossa andiamo a casa.
Vai a casa! Non addormentarti! Oh, ce l'abbiamo fatta per un pelo. Adesso in teoria dovrebbe essere notte a casa. Sì, benissimo, è notte. Ah, ma hanno anche i bisogni soddisfatti? Ah no, ecco, infatti mi sembrava strano. Allora, niente, facciamo così. Usa e vai a dormire. Tu avresti fame, quindi prendi un piatto. Oh, anche lui deve andare in bagno. Lo so, ma uno alla volta. Usa. Ce la fai a ripararmi la doccia, per favore? Che sennò... Intanto ripuliamo tutto e magari prenditi un altro piatto visto che hai ancora fame. No, lui non ce la fa proprio a ripararmi la doccia. Vabbè, fatti la doccia così. Ok, e vai a dormire. Poi, anche tu vai in bagno. Ti fai la doccia. Forse sarebbe il caso anche di lavare Lucy? Sì, un pochino sì, è meglio. Quindi lava Lucy. Penso sì, Tillo è tornato, bene. Vediamo se lei riesce a ripararmi la doccia. Oh, che brava, ce l'ha fatta in un attimo. Intanto asciuga tutto. Asciuga tutto. E poi guardati la TV. Bene, direi di fare una cosa intanto. Vabbè, puliamo questo. Rilassati. Visto che ora abbiamo prolungato la serie di The Sims 2, quindi abbiamo più tempo, stavo pensando di provare ad avere un altro bambino con Fabio e Elena. Direi di provarci finché lei è un vampiro, perché c'è la possibilità che nasca un vampiro. Quindi può nascere o un umano o un vampiro. Quindi direi di provare. Magari lo svegliamo anche lui. Rilassati. Forza. No. Rilassati. E proviamo ad avere un bambino. Vediamo se questa volta siamo fortunati. Ce la facciamo subito. No. No. Mi sa che... No, neanche questa volta non ce l'abbiamo fatta. Non ce l'abbiamo fatta. E allora, riproviamo. Rilassati. Rilassati. Riproviamo. No, ma come? Sì! Sì! Ce l'abbiamo fatta! Secondo tentativo, ma ce l'abbiamo fatta! Arriverà un altro bambino. Bene, 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 bene. Che belle lucciole! Oh, c'è da pulire la cuccia. Che carine! Lui ha fame. Vabbè, aspettiamo pure che dormano. Sta per diventare giorno. Ferma. Vola. Vola. Veloce. Lo so. Sbrigati. E intanto, prepara la colazione e cereali. E tu vai pure in bagno. Perfetto. Ah, a proposito, lui è andato a scuola. Vediamo se mi hanno dato i compiti da fare. No, ha 8 più come voto. I compiti, studia. No, mi sa proprio che i compiti sono questo qua, studia. Oppure nell'inventario. No, nell'inventario non ha niente. Col computer. Controllo la posta. Controllo la posta, allora. Non ha nuove email, va bene.
Mi sa che è ora di andare a scuola. Eccolo qua, vai. Lui invece ha la giornata libera. Va bene, allora stiamo a casa. Questo lo possiamo ripulire e questo invece lo mangiamo perché hai ancora fame. Dove va? Dove va? Ah, gioca al riporto, va bene. Si vede che Lucy ha bisogno di divertimento, infatti. Brava. Sì, ma non in mutande, vabbè. Ok, dai. No, il postino, cosa mi porti? Non le bollette. Ah, le bollette. Vabbè, che abbiamo 9000 simoleon. Qua potrei pagare le bollette di tutto il vicinato, quindi dai, paghiamole. Quant'è? E le mette per terra. 80! Solo? Vabbè, paghiamo. Oh, wow! Che bel cane! Salve! Aspetta, aspetta, aspetta. No, no, accidenti, non posso interagire. Che bel cagnolino, non puoi giocarci insieme? No, non posso controllarla. No, hai perso un'occasione. Vabbè. Intanto, usiamo Sgorga, no. Sgorga e pulisci. Voi state guardando il criceto, non mangiatelo, eh. Non mangiatemi il criceto. Beh, visto che abbiamo 9000 simoleon, adesso possiamo permetterci anche di comprare qualcos'altro per arricchire la nostra casa. Per esempio, in questa zona qui, che è abbastanza vuota, potremmo comprare qualcosa tipo un acquario. Questo che cos'è? Ah no, questo qui è quello per gli uccellini. Anche quello per gli uccellini potremmo prendere. Dai, lo mettiamo... Dove lo mettiamo? Qui fuori? Sì, penso che gli uccellini si debbano mettere fuori di solito. Dai, lo mettiamo qui. E l'acquario invece dov'era? Dunque, l'acquario. Ah sì, eccolo, aspetta, no, questo che cos'è? Acquario. Ah, c'è questo qui piccolino. No, vabbè, questo qua è anche troppo grande e poi non ci sta. Direi di mettere questo qui piccolino. Ripopola. E poi ripopoliamo anche gli uccellini. 400. Ah, però. E poi appena torna Claudio andiamo a comprargli da vestire, poverino. Eccoli, bellissimo. Nutri pesci. Anzi no, aspetta, forse prima è meglio nutrire gli uccellini. Ah, oh, possiamo scegliere. Ah no, devo sceglierne uno. Ma io farei il cocorito normale. Devo dargli un nome. Chiamiamolo cocorito. Coco. Coco, dai. Abbreviamo, Coco. Ecco, sì, che non è proprio un cocorito. È cocorito gigante, penso. Allora, riempi il piatto. Ah, si può anche giocare. Insegna a Coco a parlare. Bene, nutri. E poi qua ripuliamo tutto perché è andato tutto a male. Ripulisci, riempiamo la ciotola e ripulisci. Possiamo anche riempire la buca. Bene. E lo mandiamo a dormire. A che ora torna lui da scuola? Alle 15, fra poco. E allora ti fai la doccia. Eccolo qua. E poi andiamo. Chiama, c'è il taxi? Ah no, ok, il bambino non può andarsene da solo, quindi ci serve per forza a lui. Dunque, facciamo così. E proviamo a fare guida fino ad un lotto comunitario. Più sim. Oddio, adesso qual era il negozio con i vestiti? Aspetta. No, questo è la piscina. Cibo. La moda, eccolo qui. Però non lei. No, non lei. Soltanto loro due. Ma non anche gli animali. Ma perché? Ma perché? No! Ma che fa? No, assolutamente no. No, no!
fanno quello che vogliono. Vabbè. Adesso lei mi morirà sicuramente. Fermi, dai, no. Voilà, no, assolutamente. Come faccio? Lei non può andare a casa da sola? Non può andare a casa da sola. Ma scusatemi. Aspetta, ferma. Guida fino a casa, vai. No, è notte. Fermi, è notte, fermi. C'è da mangiare, c'è qualcosa da mangiare qui per caso? Sì, no. C'è un bagno. Cos'è questo, un bagno? Ah, è un bagno. No, dai, non c'è niente da mangiare qui. Non c'è neanche un piccolo barbecue, qualcosa, niente. No, accidenti. Scusate, ma se io mordo qualcuno? Chiedi, proponi. Mordiamo una persona a caso. No, non mi lascia perché... per mordere una persona bisogna avere una relazione abbastanza alta con lei. No, niente. Compriamo un vestito. Indossa, no? Compra. Abiti quotidiani e anche un pigiama. Il pigiama, aspetta, e gli abiti per l'aria aperta. Non mi morire, eh? Vediamo di fare una cosa in fretta. Allora, no, mi serve da bambino. No, bambino. Scegliamo quello che avevo scelto al negozio. Eccoci. Dov'è la macchina? Dov'è la macchina? Eccoli. Ok, allora aspetta, facciamo così. Vola qui e poi dormi in pigiama. Forza! Svelta! Dai che ti bruci! Svelta! No! No, si è dissolta! No, fermi, no! È rimasta solo la fede nuziale! No, non ci credo, no! No, intercedi per la persona amata! No, smettila di piangere! No, fai qualcosa, no! No, si è dissolta! No, fai qualcosa, ti prego! No, non portarcela via! No, non portarcela via, ti prego! Dai! Che fa? Oh! No, scegli bene, devo scegliere! Cioè, è lui che deve scegliere, scegli bene! Sì! Ce l'abbiamo fatta! È riuscito a trovare l'anima di Elena, forse la salviamo! Eccola! Sì! Bravissimo, ce l'abbiamo fatta! Bravo! Sì, però adesso ti stai bruciando un'altra volta, no? Non penso che il tristo mietitore ti salverà ancora, quindi veloce, vola! Vola e dormi! Veloce! Ma che fa? Non va! Ah, adesso va. Sbrigati. Oh, ce l'abbiamo fatta. Oddio, che tensione. Non ci credo. È morta. No, bravissimo lui. Lui bravissimo che è riuscito a salvarla. Era rimasta solo la fede nuziale. Solo quella era rimasta. E invece ce l'ha fatta. Ho capito che hai bisogno di divertimento, vai. Oh, bene, puoi andare a farti un bel bagno rilassante intanto. Lei come sta? No, bene, adesso i bisogni non calano più, quindi appena si sveglia la mando subito a mangiare, così non c'è il rischio che muoia ancora.
Bellissimo, bellissimo! Praticamente non me la ricordavo questa animazione, cioè se implorate, diciamo, il tristo mietitore di salvare una persona, lui tiene in mano l'anima di quella persona. Se il sim indovina dov'è l'anima in una delle due mani, il tristo mietitore risparmierà, insomma, quella persona. Bellissimo, dai! Comunque, direi allora che possiamo fermarci qua con questo episodio. Adesso per quanto riguarda l'espansione ci manca soltanto vita universitaria, dico soltanto perché è l'ultima che io possiedo, ce ne sarebbero altre espansioni di The Sims 2 ma io non ce le ho, quindi di quelle che ho ci manca soltanto vita universitaria, però per quella dovremo aspettare che il piccolo Claudio cresca. Nel frattempo, magari vedremo un po' alcune cose che abbiamo, diciamo, saltato delle altre espansioni, tipo i vari lotti comunitari di Nightlife. E poi magari potremmo anche creare un piccolo orticello. Non so, proviamo a fare qualcos'altro, insomma. Quindi direi che possiamo allora fermarci qua con questo episodio, lasciando il mio commento se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al mio canale e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti!